Una delle domande che mi viene posta più spesso è come liberare spazio dai propri iPhone. Beh, questo video è perfetto per voi, perché vi racconto oltre 10 trucchi utili a riconquistare preziosi gigabyte. Ma prima, sigla! Quando si affronta un qualsivoglia argomento, è giusto partire dalle basi. La prima domanda a cui rispondere è la seguente: come posso scoprire lo spazio residuo sul mio iPhone? Vediamolo insieme. La risposta, come buona parte delle volte, si trova all'interno delle impostazioni. Scegliete la voce Generali, quindi trovate il menu Spazio iPhone. iOS mostrerà una panoramica dettagliata dello spazio occupato e chiaramente di quello ancora disponibile sul dispositivo. Questa funzione, che ad alcuni potrebbe sembrare scontata, nasconde in realtà una grandissima utilità e permette di fatto di avere consapevolezza di quali applicazioni o servizi incidano maggiormente sul bilancio finale. Qualora un'applicazione occupi molto spazio e non sia necessaria al momento, basterà selezionarla nell'elenco e scegliere la voce Rimuovi solo l'app. Il sistema eliminerà l'app per liberare spazio, ma salverà tutti i dati ad essa collegati. iOS offre alcuni consigli personalizzati su come ottimizzare lo storage dei propri iPhone. E da bravi utenti quali siete, dovrete cercare di dare ascolto anche a questi consigli. Ma tranquilli, perché vi spiego tutto. Recatevi nelle impostazioni. Poi selezionate ancora la voce Generali e Spazio iPhone. L'occhio cadrà senz'altro sulla sezione Consigli, posizionata poco sotto il grafico principale. Sulla base dei dati presenti sui vostri iPhone, iOS vi consiglierà una serie di procedure guidate al fine di liberare spazio inutile occupato sui vostri iPhone. Probabilmente tra i comuni denominatori troverete consigli collegati all'app Foto, ai messaggi o ancora all'app File. Li analizzeremo tutti tra poco, state sereni. Questa disamina nel tentativo di salvare ogni singolo e prezioso megabyte passa anche per Safari. Dovete sapere che la navigazione web nasconde molto di più di una banale cronologia e bisogna sviscerare tutti gli altri dettagli del caso. Come prevedibile, la risposta risiede all'interno delle impostazioni. Trovate la voce Safari e da qui scorrete verso il basso per selezionare il menu Avanzate. La sezione di nostro interesse è la prima, nonché dati dei siti web. All'interno troverete l'elenco completo di tutti i siti web che hanno collezionato dati e potrete eliminarli tramite il pulsante Rimuovi tutti i dati dei siti web. Piccolo disclaimer necessario: sono tornato ad utilizzare Safari come browser principale da circa un paio di settimane ed è il motivo per cui i valori di spazio occupato sono relativamente contenuti. Al contrario, chiunque lo usi da tempo può e anzi deve buttarci un occhio. Primo, perché non costa nulla, e secondo, perché potreste avere sorprese interessanti. La cache delle varie applicazioni gioca un ruolo preponderante quando si parla di gigabyte occupati. Mi riferisco ai servizi social quali Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp e tanti altri ancora. Fortunatamente è possibile intervenire a riguardo, ma tramite due strade molto differenti tra di loro. Vi accompagno in questa procedura come il migliore di Google Maps. Fidatevi di me. La prima strada interessa tutti quei servizi che tramite le impostazioni dell'app permettono l'eliminazione della cache. Tra questi, per farvi qualche esempio, si annoverano Twitter, Telegram, WhatsApp, Reddit ed altri ancora. Ogni applicazione segue percorsi differenti e per ovvi motivi di tempo non mi è possibile sviscerarli uno ad uno. Quello che voglio cercare di trasmettervi è il metodo, il modus operandi, il modo per fare le cose. Scavando nelle impostazioni delle varie app troverete voci simili a utilizzo dati o ancora utilizzo archivio. Selezionandole potrete consultare ed eliminare tutto il surplus indesiderato, proprio per liberare prezioso spazio. La seconda strada è invece dedicata a tutte quelle applicazioni che tra le loro funzioni non ammettono l'eliminazione manuale della cache. Potrebbe non sorprendervi che tra questi servizi rientrino Facebook ed Instagram, social tanto celebri quanto limitati nel controllo. In questi casi dovrete eliminare le applicazioni e reinstallarle nuovamente. Mi rendo conto sia una procedura un po' tragica, un po' forti, ma in certi casi non bisogna avere scrupoli, proprio sono procedure decise, nette, ma che vanno dritte al punto, senza giri di parole, ok? Quindi buttatele via e le reinstallate. Perfetto. Hai qualche amico, parente, un fidanzato, una fidanzata che ha l'iPhone pieno? Nessun problema, questo è il video perfetto per loro. Non devi fare altro che condividerlo su WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, ovunque tu voglia.
Falli felice e fai felice anche me. Grazie. Quando si parla di video mi sento chiaramente chiamato in causa, vuoi per deformazione professionale, vuoi per l'incredibile passione dietro questo magico mondo. Tuttavia, non essendo tutti content creator o videomaker, bisogna soffermarsi su un dettaglio molto importante. Nelle impostazioni trovate la sezione dedicata alla fotocamera, cliccate sulla voce Registra video e scegliete la risoluzione video più adatta ai vostri interessi. Per orientarvi nella scelta, iOS restituisce anche una stima più o meno approssimativa dello spazio occupato per ogni minuto di video. E non credete che si tratti di differenze minime. Un minuto in 4K a 30 frame al secondo avrà una dimensione di circa 170 MB. Un minuto in 4K a 60 frame al secondo ne peserà oltre 400. Come dico sempre, piccole attenzioni fanno la differenza ed è giusto perderci qualche secondo in più. Credo che alcuni di voi se lo siano domandati nel corso di questo video. Nella sezione Spazio iPhone, a cosa si riferisce la voce dati di sistema? La risposta breve è ai dati di sistema, per l'appunto. Tra questi troviamo file di sistema destinati al corretto funzionamento del dispositivo, ma non solo, ci sono anche cache, registri, impostazioni e tanto altro. Questa intricata impalcatura di file potrebbe arrivare ad occupare anche svariati gigabyte all'interno dei vostri iPhone, ma fortunatamente la soluzione è molto semplice. Basta un riavvio. Chiaramente lo spazio liberato è variabile ed influisce anche quanto tempo prima sia avvenuto l'ultimo riavvio. Se è di settimane o addirittura di mesi prima, allora riuscire a liberare svariati gigabyte dovrebbe essere questione tutt'altro che complicata. È altrettanto ovvio che molti di questi file torneranno a ricrearsi nel tempo, in base all'utilizzo ed altri fattori. Ogni tanto un riavvio è consigliabile. Sempre e comunque, le immagini o i video eliminati su iPhone non lo sono per davvero. Questo coraggioso esordio introduce un paio di trucchi interessanti relativi all'app foto, che senza mezze misure è tra i servizi più esigenti in termini di storage. Ma torniamo all'affermazione di poco fa. Le immagini ed i video che eliminate non si volatilizzano nell'aereo, ma vengono inserite all'interno di un cestino virtuale, also known as eliminati di recente. I file rimarranno qui per 30 giorni, prima di essere cestinati definitivamente. La domanda è più che lecita: come si accede a questa sezione? Semplicissimo. All'interno dell'app foto recatevi nel tab Album e scorrete verso il basso fino a trovare la cartella Eliminati di recente. Giunti a questo punto potrete selezionare tutti i file di vostro interesse ed eliminarli definitivamente senza attese. In caso ci ripensaste, invece di eliminarli potrete recuperarli inserendoli nuovamente nel percorso di salvataggio precedente. C'è di più, un aspetto su cui concentrare sempre massima attenzione è la cartella video, che quasi sempre nasconde file di grandi dimensioni. Il percorso è il medesimo di prima. Recatevi nell'app foto e selezionate in basso il tab Album, poi scorrete fino a trovare la voce relativa ai video. Qui controllate la presenza di file non necessari. Il video del pranzo di Natale di zio Peppino, che pesa 9 giga, potrebbe essere facilmente copiato sul vostro computer ed eliminato di conseguenza dal vostro iPhone. In fondo è un approccio win-win. Zio Peppino è felice, giustamente, perché il video l'avete mantenuto, conservato e salvato, e così il vostro iPhone. Gli aggiornamenti di sistema scaricati e non ancora installati occupano spazio, molto spazio. Mi basti pensare che alcuni major update arrivino facilmente a superare la soglia di 4 o 5 giga. Questo spazio non è che venga occupato nell'etere, viene occupato sui vostri dispositivi e questo non va affatto bene. Cosa fare quindi per risolvere questa pratica? Partiamo dalla più semplice scontata: aggiornare il vostro iPhone. E questo non solo per liberare spazio, che poi è la tematica di questo video, ma anche e soprattutto per sfruttare tutte le nuove funzioni e andare a correggere eventuali falle di sicurezza presenti all'interno del sistema. Poniamo però il caso che per un qualsivoglia motivo non vogliate aggiornare il vostro dispositivo. Dovrei capire il perché, ma questo è un'altra storia, un altro dettaglio, facciamo un altro video, ok? Ok. Esiste una soluzione anche in questo caso. Recatevi nelle impostazioni, poi generali e spazio iPhone. Nell'elenco trovate la voce relativa all'aggiornamento. Selezionatela e cliccate su elimina. Lo spazio verrà liberato, ma il vostro iPhone non sarà comunque contento. Aggiornate. Punto e basta. Bravo.
In un baluardo dove resiste con grande tenacia WhatsApp, iMessage non si può di certo definire tra i servizi più utilizzati. Questo consiglio però è rivolto a tutti coloro che, proprio come me, utilizzano iMessage quasi quotidianamente. All'interno delle impostazioni, in generale e spazio iPhone, cercate la voce relativa all'app Messaggi. Scorrendo in fondo alla pagina avrete accesso alla sezione Documenti e selezionando le varie voci potrete accedere ai file e agli allegati inviati nel tempo. Qualora non siano più necessari oppure ne abbiate già una copia di backup, non dovrete fare altro che selezionare i singoli documenti ed eliminarli una volta per tutte. La vita non è fatta di soli messaggi, ma anche e soprattutto di tanta musica. Occupiamoci quindi anche di questo aspetto. Il percorso è sempre il medesimo e quasi mi dispiace ripetermi ancora. Impostazioni generali, spazio iPhone. Questa volta trovate il menu relativo all'app musica. E come sempre sentitevi liberi di eliminare eventuali brani o album salvati sul dispositivo. Basterà selezionare la voce modifica ed agire tramite il pulsante rosso presente sulla sinistra. Rapido ed efficace, vi do la mia parola. Tutti i tips and tricks precedenti sono relativi allo storage interno dei nostri iPhone, ma dobbiamo ricordarci dell'esistenza di un mondo molto più virtuale. Signore e signori, quello di iCloud. Il piano gratuito offre soltanto 5 GB, decisamente stretti se rapportati alla mole di dati che ci circonda. Ed è proprio per questo motivo che dovrete prestare la giusta attenzione a tutte quelle sezioni che occupano maggiore spazio. Recandovi nelle impostazioni, selezionate il nome utente, poi la voce iCloud. Disattivate eventuali servizi di cui non vi interessa effettuare il backup dei dati, così da risparmiare prezioso spazio. E attenzione alla voce di backup. Quando si acquista un nuovo dispositivo verrà creato automaticamente un nuovo backup dedicato, mantenendo però anche quelli di tutti i dispositivi precedenti. Qualora siano presenti ma non vi servano più, potete eliminarli senza timore. Il backup iCloud di iPhone è uno strumento preziosissimo che non deve affatto essere sottovalutato. Tuttavia l'utente deve essere consapevole di ciò che venga salvato, così da evitare inutili sprechi di dati. Recandovi all'interno delle impostazioni, cliccate sul nome utente, poi iCloud e gestisci spazio. Selezionate la voce backup, quindi il nome del dispositivo. È qui che noterete la possibilità di escludere il backup di singole applicazioni. Se non vi interessa un determinato servizio, non dovrete fare altro che disattivare la spunta. Ci tengo a concludere le argomentazioni di questo video parlandovi di una funzione fondamentale, quella delle foto iCloud. Non mi soffermo tanto sulla funzione, che chiaramente vi consiglio di attivare, quanto più su una differenza molto sottile, quella tra scarica e conserva originali e ottimizza spazio iPhone. L'opzione scarica e conserva originali permette di mantenere sul proprio dispositivo tutte le immagini ed i video a risoluzione originale, ovvero in qualità piena. Questo compromesso però impatta maggiormente sullo storage occupato proprio sui vostri iPhone. Al contrario, l'opzione ottimizza spazio iPhone archivia sul dispositivo file compressi, inficiandone sì la qualità ma riducendone anche il peso. Tranquilli però che tutti i file a risoluzione originale saranno comunque salvati sul vostro iCloud. Ma amiche ed amici miei, anche questo video è giunto al termine. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto magari commentando con altri trucchi interessanti e di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Sono tutte azioni gratuite ma che sono davvero molto importanti. D'altro canto, come vi ho detto prima all'interno del video, qualora conosciate un amico, un parente, abbiate una fidanzata o un fidanzato con l'iPhone pieno, non dovrete fare altro che condividere questo video con loro. Loro vi ringrazieranno e potranno utilizzare il loro iPhone di nuovo in modo dignitoso. Ecco. D'altro canto però, noi ci diamo appuntamento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao!